Beh, in questa ottica è sicuramente sofferente, sente che la dinamica entro cui spesse volte si svolgono queste trattative o queste discussioni sul diritto d'autore a livello internazionale, la stessa applicazione delle leggi di concorrenza, un po' meccanica e a mio parere molto discutibile, sono d'accordo, che la Commissione pretende per quanto riguarda le società di collecting, da che deriva in fondo? Dal fatto che si equipara in modo, secondo me, errato il diritto d'autore ad una merce, laddove il diritto d'autore non è un brevetto incorporato in un oggetto industriale, ma è un diritto, appunto, e come diritto non è una merce. Un grande sociologo, citando un principio che è nella carta fondativa dell'Organizzazione del Lavoro del 1944, ha scritto un bellissimo libro, Il lavoro non è una merce, Luciano Gallino. Beh, si può dire altrettanto del diritto d'autore, il diritto d'autore non è una merce. Ora, se noi partiamo da questo fenomeno, da questa che ho chiamato torsione economicistica che i processi di globalizzazione, che vanno più veloci di altri, hanno indotto, dal modo con cui a volte è stato affrontato il tema, anche se poi si è ottenuto una sorta di armistizio, perché in realtà né la conclusione dell'Uruguay Round né altri round dell'Organizzazione Mondiale del Commercio hanno approdato ad una regolamentazione o ad una liberalizzazione, ad una non regolamentazione, ad una liberalizzazione dell'audiovisivo come si pretende, o dei beni materiali in genere come si pretendeva ad esempio da parte americana. Ma se si ha presente tutto questo ci accorgiamo che noi siamo in presenza a una svolta di grandissimo rilievo e enormemente problematica. Io enuncio solo 4 punti su cui riflettere, molto telegraficamente, perché credo di aver già consumato i miei 10 minuti, poi consegno un testo scritto che eventualmente chi lo vorrà leggerlo. Primo punto che credo dobbiamo sottolineare in una visione europea, consapevole del mix di tradizioni che abbiamo alle spalle, ma anche degli obiettivi che dobbiamo perseguire, è la salvaguardia delle specificità e dei fini del diritto d'autore e ovviamente dei diritti connessi nella sua accezione soggettiva e personalistica. Secondo punto, occorre rafforzare le sedi internazionali, non solo come elaborazione di convenzioni e di principi, ma anche dal punto di vista gestionale. Io facevo una battuta prima, un po' in causa, mi scuso, però perché non si può pensare, io dicevo società europea, una società europea di collecting, questo è ovviamente correre troppo, però perché non si può pensare in questa materia come in altre all'applicazione di un meccanismo del tipo di quello che sta venendo fuori ad esempio per le telecomunicazioni? Voi sapete che l'autorità europea prospettata dalla commissario Reding non ha avuto un eccesso di fortuna, però non è stata nemmeno abbandonata. E allora si sta approdando ad una sorta di ufficio, secondo le ultime varianti di cui abbiamo notizia per quanto riguarda il lavoro che sta facendo il Consiglio europeo, una sorta di ufficio europeo che abbia il compito, è un po' la CISAC però istituzionalizzata con compiti propriamente istituzionali, che abbia il compito di armonizzare criteri, principi, procedure. E se noi accentueremo sempre di più questa dimensione europea, non solo in chiave normativa, è stato fatto, le direttive si sprecano addirittura, 7, 8, sono state fatte molte con grandi progressi, sicuramente avremo anche più potere, come diceva il Presidente Assumma, a livello internazionale, perché questo è il punto. L'altro punto, secondo me, cito solo i titoli di un discorso tutti da fare, è veramente l'elaborazione e la precisazione il più possibile avanzata, ma molto puntuale, di una carta dei principi della rete, una carta dei principi di Internet. Sappiamo che il tema è all'ordine del giorno dell'Internet Governance Forum, che si svolgerà la terza edizione in India tra poco.
Beh, una carta dei principi che sancisca, ecco, dal punto di vista proprio dei principi generali e dei diritti fondamentali, delle modalità di funzionamento della rete, in modo che siano bilanciati i principi che devono stare alla base di un funzionamento corretto, per me è essenziale. Se questo si farà, anche l'obiettivo, qui non cito nemmeno i titoli, che abbiamo tante volte ribadito, cioè la necessità di affermare una piena legalità nel funzionamento delle reti, un sostegno della creatività mirato, la differenziazione nella gestione della rete che evidentemente faccia spazio anche a esperienze di nuovo tipo, che sia organizzata in modo da far sì che aree di massima tutela si accompagnino anche aree che sviluppino esperienze nuove, penso ai commons, penso all'open source e a tante esperienze di questo tipo. Beh, questo è secondo me la prospettiva verso cui dobbiamo andare. La sentenza, venendo ad una questione europea e chiudendo su questo, 275 del 29 gennaio 2008 della Corte, a mio parere riveste una grande importanza proprio perché fa intravedere come una gestione corretta della rete e anche la necessità di perseguire le azioni di criminalità informatica che vengono effettuate e che la rete rende sempre più facilmente ottenibili. Ecco, tutto questo deve avvenire bilanciando il tanto decantato, esaltato diritto alla privacy con la necessità della tutela del diritto d'autore in quanto tale, e questa sentenza ci ha aiutato molto in questa prospettiva. E evidentemente non possiamo dimenticare in questa ottica il ruolo straordinario che ha anche la recente Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, elaborata in sede UNESCO e adottata il 20 ottobre del 2005. È una convenzione che darà enormi problemi dal punto di vista attuativo, enormi problemi, perché la traduzione in termini giuridici di molti passaggi mi pare molto ardua, a cominciare proprio dalla nozione di diversità e dal momento che noi sì, siamo per la tutela della diversità, ma la tutela della diversità non può risolversi in meccanismi che impediscono la libera circolazione e impediscono di conseguenza la reciprocità della conoscenza. Dunque anche qui ci sarà un discorso di bilanciamento tra azioni e interventi di protezione e azioni e interventi tesi alla diffusione della cultura. Ebbene, anche il sostegno degli autori, ai giovani in particolare, alle forme tradizionali e innovative di espressione, dovrà concretizzarsi in buona misura, a partire anche dalla Convenzione, in programmi, in interventi pubblici, in idonee azioni che affrontino con risolutezza anche questioni che la meccanica della gestione dei diritti e il ruolo delle società di gestione collettiva non possono più affrontare o risolvere da sole o facendo esclusivamente leva sulle competenze conferite, o confinandosi nello spazio domestico di consueta pertinenza. La svalutazione del lavoro intellettuale e dell'impegno creativo è balzata drammaticamente anche in questi giorni in Italia all'ordine del giorno, in primo piano. La volontà di proteggere e garantire i diritti degli autori e degli artisti, degli interpreti, dei titolari dei diritti connessi, di assicurare un futuro al film, all'industria cinematografica, al mondo dell'audiovisivo, sarà tanto più condivisa quanto più saprà rispondere con innovativo coraggio alla impaziente domanda di accesso alla conoscenza e alle modalità nuove di praticarla. Grazie. Grazie a Roberto Barzanti.